Scusate, mi alzo, buonasera a tutti. Innanzitutto sono Giulia Grillo per chi non mi dovesse conoscere. Non mi occupo normalmente di queste materie perché mi occupo di sanità, però diciamo che ormai abbiamo imparato un po' tutti a masticare questi argomenti vista l'attualità. Tra l'altro proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto per ristorare, se così si può dire, i risparmiatori truffati delle quattro banche. Un decreto che già insomma suscitato notevoli perplessità, visto che attueranno un criterio per cui secondo loro solo quelli che hanno un reddito IRPEF fino a 35.000 euro o un bene immobile con un valore non superiore a 100.000 euro potranno vedere ristorati le perdite subite fino al massimo l'80% al netto dei guadagni. Insomma, sarà una piccola parte degli obbligazionisti e penso e immagino che ci saranno fiori di ricorsi perché questo criterio oggettivamente non ha senso. Io faccio un breve excursus di quello che è successo nelle banche, anche quelle meno note, perché si è parlato solo di Banca Etruria, ma quello che è successo nelle altre banche non è meno grave, secondo me, anzi, devo dire che Banca Marche mi ha colpito particolarmente per la gestione sconsiderata. Inizio con questa frase: i numeri sono essenziali per i governanti per ragionare. Questa è una frase che mi ha colpito molto perché effettivamente tutto quello che viene fatto in Parlamento non parte mai dalla realtà oggettiva che viene spesso descritta dai numeri, dalla matematica. E io voglio partire proprio dai numeri. Che cos'è il financial literacy? Parto un po' da capire anche noi cittadini quanto siamo pronti e preparati a parlare di temi economico-finanziari. Questo è un indice che viene utilizzato proprio dall'OCSE per valutare quanto i cittadini sono colti in materia finanziaria. E devo dire che siamo tutti in Italia abbastanza ignoranti in tema finanziario. Ma diciamo che non solo in Italia, sorprendentemente gli Stati Uniti sono 14esimi nella classifica internazionale e gli italiani ovviamente siamo superati da paesi come alcuni paesi africani. Quindi queste sono anche le differenze fra regioni che dimostrano che al sud anche qua abbiamo un gap culturale finanziario non indifferente. E, vabbè, questi sono dei dati un po' più precisi. Questa è la tabella europea, vedete l'Italia è chiara, il colore chiaro significa che abbiamo il punteggio più basso rispetto a tutto il resto d'Europa per quanto riguarda la cultura finanziaria. E siamo al 63° posto dopo Zambia, Congo, Madagascar e Senegal, quindi siamo messi molto bene. Non ci dovremmo stupire di questi dati, io ci tenevo a portarveli perché si ricollegano a un altro dato che secondo me è particolarmente allarmante. Lo studio PISA, il Program for International Student Assessment, ha tirato fuori un dato incredibile: il 60% dei quindicenni scolarizzati in Italia non sa perché c'è l'alternanza tra giorno e notte. E io vi lascio con questo dato che vi portate a casa così con serenità. E passiamo direttamente alla questa carrellata, ciao Nunzia, questa carrellata di geni che dirigono le banche. Questa cosa a me ha colpito molto perché occupandomi molto di sanità, dove ovviamente il direttore generale, che è il capo dell'azienda sanitaria in un certo senso, deve essere un manager molto bravo perché deve gestire risorse economiche, finanziarie, patrimoni, insomma si pretende sempre molto, si dice ah vabbè ma nel pubblico, le banche sono private e vi renderete conto che qua nelle banche private non mi sembra che ci sono questi grandi manager. Vabbè, sulla storia di Montepaschi poi proietteremo anche dei video, adesso non mi dilungo molto, c'è un dato che mi ha colpito particolarmente, la Montepaschi. Molti sanno, credo tutti, che il grosso buco è derivato dall'acquisizione che la Montepaschi ha fatto della banca Attonveneta comprandola dalla banca Santander. Ha comprato una banca che era piena di debiti, l'ha comprata per 9 miliardi, ce ne ha messi 7 per coprire i debiti, ma quello che è particolarmente scioccante di questa cosa è che l'acquisto che ha fatto Mussari della banca Santander si è fatto con 3 telefonate, cioè il signor Mussari ha fatto 3 telefonate, il signor Botin, il presidente della banca Santander, con 3 telefonate ha comprato la banca. Questo senza la famosa due diligence, cioè che quello studio che fa
fanno dei studi specializzati di avvocati che ti dicono la fattibilità economico-finanziaria giuridica di quell'acquisto. Quindi questi sono i super manager, quelli che ti dicono le banche dove noi mettiamo i soldi. La storia, come voi sapete, insomma, della Monte Paschi è nota, ci sono tanti risvolti, non so se avremo il tempo di parlarne, però Nico Mussari, poverino, dopo questo grande acquisto, poi è stato anche nominato presidente dell'ABI, cioè dell'Associazione Bancaria Italiana della Confindustria delle Banche, è stato premiato perché è stato particolarmente bravo, in effetti, poveretto. Questo è quello che vi ho detto, tra martedì 6 e giovedì 8 novembre 2007, poi per chi ne volesse queste informazioni me le posso dare. Un'altra banca popolare, qua non stiamo parlando di Sud, il tanto distrattato Sud che non sappiamo fare niente, la Banca Popolare di Milano. Anche qua il signor Ponzellini, che noi dovremmo conoscere perché è stato, ora non credo lo sia più, anche presidente di Impregilo, la società che doveva costruire il ponte sullo stretto, anche lui insomma non è stato, diciamo, un grande manager e ha anche finito agli arresti domiciliari. In particolare risulterebbe che prestavano soldi la banca popolare di Milano prestava soldi agli amici, in particolare nel settore del gioco d'azzardo. Vi ricordate l'inchiesta Corallo, quella del gioco d'azzardo? Una modica cifra di 230 milioni di euro. A proposito, riguardo all'informazione, se andate a cercare su Google Ponzellini oggi per sapere come è finita l'inchiesta, è un'impresa. Io penso che non sia finita, nel senso che si prescriverà come tutti i reati che fanno questi signori. La Carige è una delle quattro banche, è una delle quattro banche di cui vi parlo adesso nel decreto salva banche. Anche qua abbiamo 1 miliardo di fidi concessi, quindi prestiti concessi alla banca a un ristretto numero di azionisti, e spuntano nomi di persone, questo è bellissimo perché spunta il nome di un tale Arcidiacono che in realtà non esisteva, o anche di un'agenzia 500, anche questa non esisteva. Banca Credit Euronord, questa l'ho voluta mettere, non c'entra con le quattro banche perché mi ha fatto simpatia, perché nessuno forse sa che la Lega nella sua megalomania si era aperta pure una banca che è durata da Natale a Santo Stefano, è andata subito in default, veloce, però i grandi leghisti coerenti per farsi salvare la banca prima avevano detto peste e corna contro Fazio per non farlo riconfermare alla Banca d'Italia, anzi addirittura avevano fatto manifestazioni dentro il Parlamento, e poi votarono a favore di Fazio per farsi comprare dall'amico Fiorani, che in quel momento era la Banca Popolare di Lodi, questo gioiello della Credit Euronord, che ovviamente è andata malissimo. Ci sono dei campanelli di allarme, già da queste cose si capiscono. Durata dei mandati, abbiamo questi presidenti di queste banche che durano decenni. Zunin, per esempio, uno di questi, Zunin, l'imprenditore di vino, presidente della Banca Popolare di Vicenza. Non si capisce perché uno che fa, diciamo, si occupa di vini dovrebbe fare anche il presidente di una banca. Criteri di queste aziende private incredibili. Governance, il sistema dei controlli, ve ne parlerà Alessio, evidentemente i controlli non ci sono, e se ci sono non funzionano. E poi la competenza dovrebbe venire prima teoreticamente sul territorio. Io ho scritto deve, ma ci viene, ma in realtà dovrebbe venire. Quindi c'erano dei segnali che in questi anni ci potevano fare capire che queste quattro banche oggi potevano arrivare a quello che sono arrivate, e poi ora la Popolare di Vicenza e del Veneto. Sulla Banca Etruria si dovrebbe parlare 2 ore, adesso a parte discutere, a parte tutto quello che già sapete sul padre della Boschi eccetera eccetera, anche qui io ho voluto evidenziare il discorso dei fidi. Perché è importante questo? Perché questo è il cuore del problema, cioè queste banche non si può pensare che siano fallite perché c'era la crisi economica, queste banche sono fallite perché c'è stata una gestione dire da gioco d'azzardo e dire poco. Questa gente prestava, qua siamo a 200 fidi concessi solo a 13 amministratori e sindaci della serie mi dirigo la banca, mi gestisco la banca e mi do i soldi da solo. Queste banche hanno funzionato così per anni sotto la vigilanza della Banca d'Italia e di Consob, sotto la vigilanza della Banca d'Italia e di Consob. In particolare un nome che viene fatto poco è quello di Rosi, ex presidente della Banca d'Italia, che è indagato dalla procura di Arezzo perché poverino non aveva
conflitto di interessi, cioè il fatto che aveva cooperative alle quali la banca dava fior di prestiti, ed è indagato, vabbè, su vari fronti, come diciamo, potete leggere lì. Poi ovviamente c'è anche lo zio della Boschi, perché mi sembra giusto che venissero dati anche soldi allo zio. Ci sono anche soldi e voti legali del PD con le aziende perquisite, perché questi alcuni candidati del PD si presentavano in banca e facevano convegni prima delle elezioni con prestiti che venivano fatti alle loro aziende. Insomma, tutti articoli più o meno noti, perché poi oggi, facendomi una rassegna stampa, mi sono resa conto che solo Libero e Il Giornale riportavano gli articoli su Banca Etruria, pochissimi sul Corriere e sul Sole 24 ore 0 praticamente. Queste sono tutte le varie società collegate a Banca Etruria, l'intreccio di famiglie e di governo. Vabbè, vi voglio ricordare che il padre della Boschi, questa è una cosa che diciamo non tutti forse sanno, costituì una società, la Fattoria di Dorna, che era un imprenditore calabrese che un'informativa della Guardia di Finanza di Arezzo 3 anni dopo descriverà come vicino all'Andrangheta. Quindi tutto a posto, padre del ministro ha fatto Io te lo passo. Con un personaggio tale Sanguinito che i procucei, gli investigatori ricollegano all'Andrangheta. E insomma, e poi ci sono varie altre cose. Ma Banca Marche, questo è particolarmente interessante. Banca Marche, il protagonista si chiama Massimo Bianconi, che ha gestito Banca Marche per circa 10 anni. A novembre 2015 gli sequestrano 15 milioni di euro, 20 conti correnti, immobili a Roma, Bologna, Parma. Quando si dimette a settembre del 2012 lascia la banca con 2,3 milioni di euro di buonuscita. Quindi questo signore lascia la banca con 2 milioni e mezzo, quasi, però nel frattempo gliene sequestrano 15. Questo per farvi capire. E tra l'altro ci tengo a dire che abbiamo presentato una proposta di legge al nostro collega Claudio Cominardi, che imporrà un tetto agli stipendi e ai guadagni, perché vi rendete conto che questi non sono guadagni etici. Cioè non te ne puoi andare a casa a bronchi, anche l'ex direttore generale della Banca Etruria con 3 milioni e mezzo di buonuscita se ne andava a casa. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè io... E più buchi fai e più guadagni, anche qui però i soldi sono degli altri. Allora, questa è bellissima. La moglie di Bianconi, Annalita Mattia, era in affari con l'imprenditore Casale, accusato di bancarotta fraudolenta nel 2011, riuscito in un solo giorno a guadagnare 22 milioni di euro, mentre la gente normale non riesce neanche a guadagnare 200 euro, 200 milioni di euro comprando un immobile in Piazza della Costituzione 2 a Bologna, sede di UGF Banca, la banca della Unipol, e rivenderlo alla Unipol stessa lo stesso giorno. Ma Bianconi ha anche rapporti con Balducci e Anemone, non so se vi dice qualcosa, i signori degli appalti di Aquile e del G8, tanto che la sua banca balza alle cronache già nel 2011 come la banca della cricca. Bianconi però non si ferma qua, perché poverino deve guadagnare, e prende anche incarichi nelle società dell'ex marito di Daniela Santanchè, tale Canio Mazzaro, che improvvisamente diventa uno dei principali ricevitori di prestiti da parte di Banca Marche. Quindi non so se il quadro è chiaro, chi dirige Banca Marche diventa consigliere dell'ex marito della Santanchè, che nel frattempo diventa uno dei principali, ricevitori, se così si può dire, provate a chiedere voi 25 milioni di euro, 80 milioni di euro, 100 milioni di euro a una banca e vedete che cosa vi dicono. Ah, dimentico di dire che ovviamente tutte queste banche hanno anche le società di revisione. Qua c'era la Price Water Cooper, famosissima Price Water Cooper, sanzionata più volte, però Banca d'Italia la scese, quindi ci sono dei meccanismi di controllo, il collegio sindacale anche dentro le banche, no? Questi li pagano le banche per controllare i conti, e così li controllano i conti, vedete come li controllano bene. Ok, io ho terminato, sono stata veloce.